Hai preso tu il mio passaporto, sì o no? Calma, voglio dire una cosa in sua difesa. Se lei avesse preso il tuo passaporto, sarebbe soltanto una sciocchezza d'amore. Sì. Quindi riusciresti a perdonarla, non è vero, Tony? L'hai preso tu. D'accordo, sì, te l'ho rubato. Perfetto. Hai visto? Non è grave, non è grave. Adesso lo restituisci e è finita. Lei l'ha fatto perché ti ama. Bene, allora dammi. Non posso. Perché? L'ho fatto a pezzi. Cosa? Sì. Sì? Sì, io... Sì, Nini. Però... No, no, però l'avrei dato a lei per mettere il timbro, perché da sola non potrei farlo, si sa. Certo, non posso. Un documento ufficiale. Proprio per questo, no, sarei folle. Bene, allora faccio così. Lo do a Carmen e lei la specialista. No, perché dobbiamo disturbare Carmen con i miei problemi personali? Non... Il fatto è che i tuoi problemi personali sono anche i miei. E anche se non vuoi accettarlo, tu fai già parte della mia vita, Nini. Un casting per modelle di abbigliamento sportivo? Ma stai scherzando? Hai idea dell'ambiente? Perché avevamo un rapporto molto sincero, parlavamo quasi sempre. Poi improvvisamente si è interrotta la comunicazione tra noi due. Sì, in effetti è come se fosse rimasta senza credito. Già. Martin, che problemi hai con il mondo della moda? Come che problemi hai? Sì. Ti rendi conto com'è questo ambiente? È freddo, sono tutti... Guarda qui. Guardami. Sono manichini squallidi, non lo so. Cos'è che non sai? A me sembrano ragazze come tante. Non riesco a capire questo tuo strano ghigno. A che ti riferisci? Alle ragazze. Non hai capito, le guardavo perché non si vestono alla moda. Ah. E invece che essere eleganti hanno tutto in bella mostra, è brutto. Ah. È per questo? Sofia! Mi vuoi affiancare un'infermiera? Per quale motivo? Io passo tutto il tempo pensando a te, a farti avere il meglio. Infatti ti ho trovato la migliore infermiera dell'ospedale. La vuoi conoscere? È qui fuori. Cosa ci fai qui? Vorrei tanto saperlo. Mi spieghi che significa, la prego. Cos'è? Voi due vi conoscete già. Cosa ci fa lei qui? Perché l'hai portata? Cosa è venuta a fare? Chi comanda? Ora sono io. Tu e tu. Farete tutto quello che vi chiedo. Siamo intesi? Voi due siete i protagonisti della linea di costumi da bagno giovanili. Ho deciso, vi porto subito il contratto. Hanno preso un'infermiera permanente per la signorina Selina. Perfetto, ne sono contento, molto meno lavoro per noi. Per te vorrei dire, per me vuol dire solo una bocca in più da sfamare. E siccome è un'infermiera, sarà una salutista. Perciò dovrò togliere il grasso, anche delle carote, degli spinaci, niente formaggi, niente. Insomma, basta parlare a bassa voce ogni volta che passo. Io non ho bisogno della compassione di nessuno, tantomeno di voi. Ah, è chiaro? È terrificante, vero? Tra la giardiniera, l'ex autista e la mummia cardiopatica, in questa ambasciata siamo in pieno caos. Per favore, non fare l'uccellaccio del malaugurio, Corvo. In ambasciata si sta abbastanza tranquilli. Finalmente ti ho trovato, Parker. Ma che maniere sono? Che ti ha preso? Faccio come voglio. Sono venuto a portarti questo documento personalmente. Cos'è? Una citazione per tutti gli affari che non abbiamo concretizzato e per le lesioni fisiche causatemi dal tuo ex autista. Io proprio non ti capisco, Marterax. No, l'ambasciatore deve rimanere fuori da tutto questo perché è colpa di Nicolas. Allora portami quel pagliaccio, perché lo sto cercando ovunque. Chicky, hai capito cosa devi fare? Vuoi che te lo ripeta? Perfetto, eccolo, sta uscendo. Bene, tu coprimi davanti, ai fianchi e alle spalle, il resto ci penso io. Come on! Martellakis! Mi stava cercando! E ora noi due! Benvenuto, pagliaccio! Calma, 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 va bene. Ora giochiamo, sasso, carta, forbice. Ne voglio approfittare per dirvi che vi ringrazio per l'ospitalità che mi state offrendo in questo momento. Selina, per favore, è il minimo che possiamo fare per te. No, dico sul serio, davvero grazie. Grazie tante per esservi preoccupati. Preoccupati? E chi ci pensava? Chicky, basta, basta, appunto, basta così. Niente violenza, niente violenza. Facciamo una cosa, Martellakis. Se ha qualcosa da risolvere, la risolva con me. Lasci stare il signor Parker, perché non c'entra niente. E non si metta contro Chicky, perché altrimenti le costerà molto caro. Sai che paura del tuo Chicky. Oh, mi fa tanto ridere, Chicky. Ah, dov'è Chicky? Chicky, perché stai dormendo? Adesso sì che regoliamo i nostri conti per bene, pagliaccio.